Dottoressa Micologia, che dipartimento è della prevenzione? Della prevenzione, sì. Sono stato il responsabile da quando è nato ad ora, insomma. Ben ritrovati con Linea Diretta, le migliori risposte alle vostre domande. Scusate, stavo prendendo appunti perché stanno arrivando molte telefonate, siamo in diretta, potete telefonare. Allora, Antonio Gennari, micologo ormai conosciuto ad Arezzo, ha fondato l'Ispettorato Micologico insieme al Dipartimento della Prevenzione della ASL 8 e continua a organizzare le mostre come quella nel weekend di Ognissanti che si tiene al Circolo Artistico, che è anche un ottimo modo per far conoscere alle persone come non sbagliare su certi funghi. Ci sono stati molti casi lo scorso anno, se non sbaglio, ma anche quest'anno, anche letali, insomma. Sì, o quantomeno di gravi intossicazioni. Sì, 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 no, purtroppo negli ultimi anni ci sono stati anche dei casi letali. E la mostra è sicuramente un'occasione di prevenzione, perché magari uno facendo la sua girata durante nei tavoli, insomma, dove c'è l'esposizione, può vedere tante specie che magari neanche sa che esistono, e spesso dice: ma questo qui eppure io, ma è buono, oppure dire: ma questo è velenoso, ma ho sempre pensato che fosse buono. Insomma, è chiaro che è un'occasione per prevenire l'intossicazione, per aumentare la propria conoscenza e poi anche per stimolare un po' la curiosità e forse anche per rispettare un pochino più il bosco, perché conoscere vuol dire anche rispettare. Rispetto alla domanda che le aveva fatto prima il nostro telespettatore, se i funghi vengono a contatto, ecco, mettiamo il caso che le piante, va bene, sono cresciute vicine, Amanita falloide e porcino, ma se uno li raccoglie e li mette tutti in una busta, quindi si crea una specie di contatto che è diverso fra le piante, cosa succede? Se uno mangia, fa una zuppa, ma può succedere qualcosa, allora, di grave? Allora, intanto è chiaro che la busta è sbagliata, perché la busta... Il cesto, insomma. Però la busta è sbagliata, lo sappiamo, è il cesto. Il cesto, è chiaro che se questi funghi vengono a contatto anche nel cesto non succede niente, però... Naturalmente, se un pezzetto di fungo velenoso si rompe e viene consumato al posto di un pezzetto di fungo magari commestibile, è chiaro che magari inavvertitamente un pezzetto uno lo consuma, però è chiaro che bisognerebbe nel cesto separarli. Esistono anche dei cesti in cui c'è proprio i comparti separati, quelli sicuri e quelli non sicuri. Non è che il contatto diventa tossico. Un pezzetto di fungo tossico uno può andare nella parte che magari uno vuole cucinare. Ci ha dato un'informazione interessante, ci sono i cesti a comparti, esatto. Importante. Allora, ci chiede un telespettatore, se un fungo è stato mangiato da un animale, significa che è commestibile anche per gli esseri umani? No, assolutamente no. Davvero? No, queste sono credenze popolari che vanno ancora purtroppo molto di moda, no? Perché le tradizioni sono molto radicate. Prima cosa, gli animali hanno un metabolismo completamente differente. Poi parlerò delle tradizioni. La lumaca è quella più conosciuta. Poi come facciamo a sapere se la lumaca è sempre viva? Punto interrogativo. C'è anche questo da dire. Comunque, a parte la battuta, che poi non è tanto una battuta, è una realtà, perché non siamo in grado, no? Ma funghi mangiati dalle lumache, dai topi, assolutamente per loro, magari anche i funghi velenosi, per noi sono mortali, per loro sono innocui. Poi altre tradizioni che vanno ancora, sono molto radicate, può essere la moneta d'argento, il cucchiaio d'argento, eccetera. Dice che se diventa nero vuol dire che il fungo è velenoso, se rimane bianco, immutabile o almeno color argento, il fungo è commestibile, assolutamente no. Ma se un cinghiale mangia una manita falloide, muore o no? No, il metabolismo degli animali è completamente differente dal nostro, non c'è niente da fare. Da noi a noi, insomma. Sì, esatto, da noi a noi. Poi altre tradizioni, ce ne sono tantissime, la mollica di pane, questa è una battuta, quello di farla mangiare alla suocera, quella veramente è una battutaccia. Però c'è un senso, non di verità, diciamo che serve questa battuta in realtà per entrare nel discorso che ci sono dei funghi che dopo averli ingeriti la sintomatologia non è subitanea, può addirittura insorgere dopo 12, 24, 48, 72, 1, 2, 3 settimane. Che, come vedete, anche questo qui, benché è una battuta per ridere, certo, dice lo faccio mangiare la suocera,
In realtà non serve neanche questo, perché se ci sono dei funghi che dopo averli ingeriti uno inizia a sentirsi male addirittura dopo giorni o una o due o tre settimane, è chiaro che non è possibile tutte queste scamotage, insomma. Certo. Allora, andiamo avanti con le domande dei nostri telespettatori. Questa è una domanda che bisognerebbe aprirci un capitolo a parte. Come si riconoscono i funghi buoni da quelli cattivi? Allora, facciamo un esempio. Siamo nel suo vecchio studio, vecchio, perché insomma lei è andato in pensione da poco, e le portano un cesto. Non sono sicuro di questo, da quello. Come si riconoscono allora? Sentiamo il nostro telespettatore. Purtroppo, buoni da quelli cattivi. Purtroppo... Perché avvengono i casi di intossicazione? Ma soprattutto per la non conoscenza e la faciloneria, come vengono raccolti parecchie volte, proprio la gente è più che incompetente, proprio superficiale nell'accogliere funghi, non si rende conto che il fungo può essere anche mortale, non solo tossico, dare solo un disturbo gastrointestinale. Perché non c'è solo la manita fallosa. Non c'è solo la manita fallosa, sono tantissimi funghi che possono dare dei disturbi. In realtà non c'è un metodo ben preciso, bisogna conoscere proprio la specie botanica. Se mi portano un cesto, non c'è altra soluzione che conoscere la specie, dividerla. Questo è il Boletus edulis, questo è il pinarolo, questo è il sanguinello, questa è la scarogia, questo è la manita panterina tossica, questo è l'ordinello grigio tossico, cioè bisogna conoscere proprio la specie botanica. Non c'è assolutamente altro modo per avere la sicurezza che la specie è commestibile tossica. Non è proprio possibile, non c'è nessun mezzo empirico. Se non farle vedere a un micologo esperto, in questo caso. In questo caso si consiglia sempre di farlo vedere più che al vicino di casa, anche se magari vicino di casa può essere anche un esperto, c'è un ispettorato. Esatto, c'è un ispettorato micologico che dal punto di vista istituzionale sarebbe l'unico posto dove andare a far vedere i funghi, perché anche vicino di casa lo pseudo esperto non sarà mai esperto, certo, come gli operatori dell'azienda UZE, che sono preparati apposta per questo tipo di lavoro. Certo, no, poi oltretutto è anche una questione di buon senso. È gratis, non devono pagare niente. Che io sono dico... tranquilli. Esatto. Senta, una domanda gliela voglio fare io, Gennari. Su quali specie si sbagliano di più le persone che poi rimangono intossicate? Purtroppo parecchie volte è facile che si sbagliano con la manita fallosa, con quella che sono state. Sì, perché c'è la tradizione di mangiare la manita cesarea, il cocco, che nasce completamente chiuso dentro un ovulo bianco. Ma questa particolarità, questa peculiarità ce l'ha anche la manita cesarea e la manita fallosa. Nello stesso tempo tutte e due le specie nascono dentro questo involucro chiuso. E allora ecco che questo scambio può avvenire. Naturalmente cosa si consiglia? Di tagliare l'ovulo, anzi in realtà la legge vieta di raccogliere l'ovulo allo stato chiuso, però so benissimo che uno se lo trova lo raccoglie uguale. Allora sezionarlo, perché nella manita cesarea o il cocco si vede già l'arancione formato, nella manita fallodese si vede solo un bianco verdastro, ma un colore completamente differente. Inoltre la manita fallodese, essendo un pochino verdastra, si può scambiare col nostro verdone, che è una capra, una russola, si chiama russola virescense. E dice, ma la manita fallodese ha l'anello, ha la volva, tutte peculiarità, ma sono peculiarità che conosce solo l'esperto. Il profano guarda il colore del cappello, non è che si ferma a guardare tutte queste particolarità, perché non l'apprezza, perché non è il suo lavoro, perché è un profano, se fosse un esperto magari neanche lo raccoglierebbe. Invece già questo colore verde molto similare spesso trae in inganno. Senta Gennari, c'è un rischio anche di raccogliere finti porcini? Un tipo di voletto sì, che può sì, sembrare sì, sì, no, un una porcino. Domanda molto pertinente, perché in realtà c'è un boleto che si chiama Tilopus felleus, già il nome felleus dice tutto, amarissimo, che però ha la peculiarità di avere la carne bianca e mutabile come tutte le quattro specie di porcini. Quindi anche se si tagliano. Esatto, e ha la stessa morfologia, gli stessi colori, sicché facilmente è scambiabile con quelli commestibili. L'unica soluzione sarebbe assaggiare un pezzettino di carne, ma figuriamoci se il raccoglitore che al bosco trova, nel momento che magari il bosco è prolifero, 1, 2, 3, 4 kg di porcini, prende ogni porcino e assaggia la carne. No, assolutamente, sì che può scambiare e basta un esemplare per rovinare tutto una padellata di funghi, eccetera. Non succede niente, però li rende tutti completamente amari.
Ah, ecco, questo è il problema, non è magari velenosissimo. No, ma... no, è solo l'unico problema è che è amarissimo, è però amaro. Esiste proprio un porcino amaro chiamato porcino del fiele perché è proprio amaro e rovina tutti allora, i funghi che ha cucinato. Allora, parlavamo di colori, c'è un telespettatore che ci chiede se un fungo cambia colore vuol dire che è velenoso per forza? Assolutamente no, possiamo fare degli esempi. I nostri sanguinelli, i nostri capri francesi, i nostri lapacendri buoni, i nostri pennecciole, con tutti i nomi volgari che vengono chiamati, ma Arezzo forse è più facile chiamarlo sanguinello, capra francese. In realtà se uno lo spezza è rossastro, ma tende a diventare verde. Non è altro che un'ossidazione a contatto con l'aria che questo lattice diventa un pochino verdastro. È un ottimo commestibile, che non è questo il metro di misura. Mentre invece abbiamo i famosi malefici, che se uno li spezza e la carne diventa viola. E quelli effettivamente sono non commestibili, ma anch'essi hanno una specie tra loro che è un ottimo commestibile. Che il metro di misura del fungo che cambia colore non è assolutamente attendibile, perché abbiamo funghi tossici che cambiano colore e funghi commestibili che anch'essi cambiano colore. Gli aretini sono dei grandi appassionati di funghi, questi ci sono i boschi che offrono ogni tipo di fungo, quando è stagione buona ovviamente. Quest'anno come è andato? Quest'anno è stato un anno molto particolare, perché io mi ricordo, perché ormai ho la mia memoria storica che è legata a funghi, che un'estate così prolifera avvenne nel 2002. Quindi buona. Ottima. Per l'olio, bene per i funghi. Esatto, per l'olio disastroso così, penso che gli olivicoltori non se lo ricorderanno per un pezzo. Mentre per i porcini, parlo solo dell'estate, è stata eccezionale, che abbiamo avuto una fiorita a fine luglio, prima decade d'agosto, eccezionale, come avvenne nel 2002. Con tutta quella pioggia. Esatto, però tutta quest'acqua, come dicevi prima Maddalena, ha rovinato le olive. Eccezionale per i funghi fino all'estate. Purtroppo poi l'autunno era partito benissimo. Come era partito, il giorno dopo è arrivata la tramontana, il grecale, e ha rovinato tutto. E io mi ricordo un ottobre così negativo per i funghi poche volte è successo. Poche volte. Speriamo che venga l'acqua, come almeno ha messo le previsioni la prossima settimana, sì. che migliori almeno questo. Vabbè, e poi il sole, perché ci vuole. Naturalmente. Bene, ci vediamo tra poco, c'è la pubblicità. Vi aspettiamo. Beh, le tue domande sono...